E finalmente siamo pronti per abbattere il capitano nero, che a quanto pare ha abboccato, diciamo, alla nostra, nostro richiamo in un certo senso. E il non riesco a dirlo, Gortaur è caduto e i capitani neri hanno risposto alla tua sfida. Fermo, fratello. Vuole il senza morte. La mano nera è qui. Uno dei suoi servi. L'hanno mandato a darci la caccia. Radunerò i miei uomini. Non avete speranza contro i servi di Sauron. Fai fuggire la tua gente da Mordor stanotte, o all'alba sarete morti. C'è una galleria che va al Cancello Nero. Erin, è ora. Addio, amico mio. I comandanti locali non hanno fatto nulla per impedire il sacrilegio? È rimasto solo lui adesso. Sono caduti in battaglia, mio signore. Tutti tranne me, il comandante Ratbag. Per fortuna, sei ancora vivo. Ora. Portami la testa di questo senza morte. Vieni a prendertela! Il ramingo del Cancello Nero. Dov'era il tuo coraggio quando abbiamo massacrato la tua famiglia? Dov'era? Uccidetelo! Torna alla terra senza morte! Bocca. No, non mi ha fatto niente. Poco. Poco. Ok, bloccato. Aspetta. Vado com'è alto rispetto agli altri. Non lo colpirei troppo. Aspetta. Guardate e imparate l'arte della morte. Ok, schivato al momento giusto, che culo. No, volevo colpire il capitano lì, la mano nera, ma... Vai, preso. Ma anche no, grazie. Che non muori tu? Urca. Fatto tipo il mio colpo, quello spettrale. Ok. Che oh, metà vita è andata, Non è il tuo momento. Merda, quando compare A faccio sempre fatica a vedere lì l'input. Cioè, lo vedo, ma il mio dito reagisce in ritardo. Assaggia la mia lama. Sbagliato bersaglio. Finitelo. Aia. Al lavoro, cani! Al lavoro! Ok. Dategli il colpo di grazia, vermi! E provate di valere qualcosa! Occhio. Non sa mai schivare questo colpo. Occhio. Ora tocca a me farti soffrire! Ma anche no. Vai ucciderci. Dai, dai, oh. La vita è andata, Perfetto.
ghiaccio. Ah, il martello si chiama. È questo il meglio che sai fare? Non è che abbiamo preso la cosa dei 5 colpi, mi sta avvantaggiando non di poco. Sei morto. È questo il meglio che sai fare? No. Ah, c'è anche un obiettivo buono, non me ne ero accorto, ma fa niente. Coltella gli Uruk afferrati. Spezziamogli le braccia. Non mi sembra il caso di afferrare Uruk in questo momento. Solo per incontrare la morte eterna. Ok, non manca tantissimo. Vai, proprio uno sputtino di vita. Darian, com'è la tua vendetta? Non sono dolci le tenebre. Possiamo interrogarlo? A quanto pare no. Sei stato impaziente. Avremmo potuto scoprire molte cose. Ha massacrato la mia famiglia di fronte ai miei occhi. Tu cosa avresti fatto? Parli con i vivi? O solo con i morti? Chi sei? Mi chiamo Litari, dal mare di Nurn. Sapevo di trovarti qui. L'ha predetto mia madre. Beh, Litari è del mare di Nurnen. Saresti dovuta rimanere dove eri. Qui non c'è altro che morte. Marwen, regina della riva, desidera parlare con te. Ha visto le tue sventure in sogno. Una regina con le visioni? Visioni del ritorno del grande Celebrimbor. Desidera fargli un'offerta. Che genere di offerta? Non so altro. Devo fare provviste. Il ritorno a Nurnen sarà lungo e pericoloso. Sono accampata qui vicino. Accompagnarti sarà un onore. Beh, forse abbiamo trovato un'alleata. Missione completata, perfetto. Abbiamo sconfitto il martello di Sauron, ma restano ancora il Capitano Nero e la Torre. E il loro padrone. Capitano Nero e la Torre. Il messaggero era disponibile. Ok. Sì, ok, la facciamo subito, direi. Anche perché queste due per ora sono sempre bloccate. Non abbiamo potenziamenti, no. No. Ok, e allora direi che possiamo andare qua. Il capitano è sparito di nuovo. Che ne dite di approfittare dell'occasione? Tutorial, regione nuova. Ah, già, è vero che c'è una regione nuova. Iniziando questa missione, verrai trasferito in una nuova area. Puoi tornare a Udun in qualsiasi momento dalla mappa, usando il viaggio rapido per... Ok, quel simbolo. Ogni area ha un proprio esercito. Ok. Allora, vediamo questa area nuova. Prima di addentrarti con Litariel dietro le linee nemiche nel cuore di Mordor. L'odore della carne fresca attira sempre gli spazzini. E viaggiano spesso in branco. Andiamocene, ora.
La regina sarà felice. Aspettavo un luogo un po' lugubre, invece sembra meglio dove eravamo prima. Dama Marwen, regina della riva. Madre! Il ramingo caduto del cancello nero. Avvicinati. Secondo vostra figlia avete qualcosa per me? Non per te, Talion. Si sta facendo tardi. Presto, l'oscuro signore e il suo esercito marceranno sul mondo, ma... grande potere per impedirlo. Sono qui per questo. Vai alla cicatrice di Morgoth. Sottrai l'opera elfica e i ghoul. E trova il nano. Sii forte, madre. Pensavo che era morta. Di cosa soffre tua madre? Non si sa. È peggiorata dopo i suoi viaggi. Non esiste rimedio? Esisteva, ma hanno invaso l'accampamento. Si sta facendo tardi. Presto, l'oscuro signore e il suo esercito marceranno su Mordor, ma risveglieremo un grande potere per impedirlo. Sono qui per questo? Ah, ok, ha ripreso. Ah, no, non volevo saltare, ma vabbè, fa tutto lui. Devo raggiungere la cicatrice di Morgoth. Forse troveremo le tracce dei ghoul vicino a quella carovana depredata che abbiamo visto nei pressi della gola. Trova la carovana Uruk distrutta. Ok. Qua c'è anche una torre. E ci sono gli Uruk anche qua, purtroppo. Vediamo se... ah, non è... ah, non si attiva. Ah no, sì che si attiva. Ecco, iniziamo allora già a prendere questo punto panoramico. Ah, ecco, viaggio rapido. Queste torri uniscono passato e futuro. Il mio ricordo vive in queste pietre. Eh sì, mi sembra un pochino più piccola come mappa rispetto a quella precedente. Ma poi anche qui scoprirò i punti panoramici, così sarà tutta scoperta, va bene. Per il momento proseguiamo con la missione. Come fa la regina a sapere tanto di te? Il passato è visibile solo agli spiriti, ma lei può vedere entrambi i mondi. Forse potrebbe condurci a ciò che cerchiamo. Forse. Quanti Uruk morti. Dovrò ringraziare i ghoul prima di ucciderli. I ghoul sono spazzini. Si portano via tutto, tranne una cosa. Dobbiamo trovare le tracce dei ghoul. Ok, segui le tracce.
Ecco le orme. Ah sì, scusate, questo è il mondo spettrale se non lo vedo. Beh, lì c'è anche... Sentite gli orchi lamentare. Ok. Come attiriamo gli esploratori di Marwen nell'imboscata? Così vedo meglio così. Ecco. Vediamo dove vanno le tracce. Ah, ci sono degli animali. Aspetta, Ah, là ci deve essere un informatore, quello. Ma le tracce si fermano qua, forse. Che significa? Li vedo anch'io. L'ombra e le fiamme. No. C'è orribile nella mia testa. Ah, ecco, ok. Non le avevo mica viste. Non finta di niente. Permesso, grazie. Questi mi conoscono già. Oh. Ah, lì c'è una pianta che non mi serve. Aia. Devo andare. Proprio andare di qua. Ok. Hanno fatto. Questo è un luogo di morte. Deve essere la cicatrice di Morgoth. Ne hanno fatta di strada. Sono le creature della notte. Eccole qua. Nel ventre della bestia, la segretezza è la mia arma. Raggiungi manufatto delle visioni senza mettere in allarme il branco ghoul. Ah. Ok. Devo farlo stealth. Vedo meglio quando non posso sono. Posso nascondermi restando in alto. Aspetta, andiamo. Ok. Però qua devo per forza scendere. Sì. Silenzio, silenzio. Oh, madonna, pensavo di cadere. I ghoul temono il fuoco e la luce. Se dovessero circondarci, queste fiamme ci farebbero comodo. Ok, io vado piano piano, piano piano. E mo? Aspetta, dove devo andare? Ah, di là. Aspetta, questo lo possiamo ammazzare. No, perché? Perché no? Ma dove è andato? Dove cavolo era finito? Vabbè, uccidiamoli per forza. Dov'è il ghoul in ritirata? E questa grotta sarà la mia tomba. Ok, ce la siamo cavata. Meno male. Una stanza del tesoro. Che il cimelio sia qui. Qui. Ah, cos'è il martello del fabbro? Forgiato dall'oscuro signore. Coperto dal sangue della mia famiglia. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra di mezzo.
Mordor! Cos'è quella creatura? Il matriarca Ghoul. Aspetta, ci penso io. Ma non è effetto. Non riesco. Resistente, la matriarca. Non riesco a premere A, è più forte di me. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok. È vero che il fuoco aveva detto prima. Sarebbe stato efficace. La tempesta è cessata. Ma le insidie no. Fuggi dalla caverna. Ah, c'è il tempo. Luca. Aspetta, dov'è la strada? Fuggiamo da questa oscurità. Scusa, perché c'è il tempo? Cos'è? Crolla tutto? Ah. Questi fuochi li fermeranno. Sì, ma io corro. Corro, corro, corro. La luce del sole li brucia. Il sole ci salverà. Oh, permesso. Oh, c'è uno, quanti sono. Ecco, siamo fuori, siamo fuori. Allontanerei io, Peccato concludere la tua carriera nella pancia di un ghoul, eh? Sono Thorvin, il cacciatore. Scommetto 10 pinte che ti sei preso il tesoro che cercavo. Ti sono molto grato dell'aiuto, ma non basta ad accordarti i diritti di proprietà. Tienilo! Ho trovato qualcosa che vale molto di più. E sarebbe a dire? Un nuovo compagno di caccia. Quello che cacci non mi interessa, Mastro Nano. Anche se ti conduce allo scalpello che appartiene a quel martello? C'è un'esca per ognuno di noi. E si dà il caso che la tua sia vecchissima. Beh, se mai ti andasse di cacciare, sono accampato qui vicino. Trova il nano. L'aveva detto la regina. È lui. È l'unico nano che abbiamo incontrato, cioè. E la tua visione, Celebrimbor? Usai i suoi insegnamenti per forgiare i tre in segreto: acqua, aria e fuoco. Ok, nuove missioni ora disponibili. Immagino ci siano vabbè, ci sono le solite missioni di potere degli Uruk. Poi, ah, eccola qua. Preda grossa. Ok, ma no, adesso continuiamo un attimo. Regina della Riva. Missione principale della regina. Che se non sbaglio. Anche se sono. No, aspetta, torni dietro così. Che stupido. Se non sbaglio, dovrebbero sbloccarci un nuovo potere. Il marchio. Che controlla gli Uruk. Adesso vediamo. Andiamo dalla regina intanto. Tieni. Ma no, si è messa male.
Ho trovato il martello di Mithril. Puoi dirmi perché alla mia anima è stata negata la morte? Sei stato vittima di un sacrificio di sangue. Come posso liberarmi? Distruggi la Pantera e i suoi seguaci e prenditi Mordor. Gli uomini di Gondor non mi aiuteranno. Non ti servono. Il tuo potere ti procurerà alleati, volontari o meno. Un esercito di orchi. Come? Come posso fare? La risposta è nella fortezza qui vicino, ma ciò che cerchi non rimarrà lì a lungo. Forse è quello di cui stavo parlando prima. Fortezza qua vicino. Marwen consiglia rapidità. Il futuro va compiuto. Affrettati verso la fortezza di mare senza farti scoprire. Fortezza di mare. Vado. Ormai il padrone non fa altro che riparare armi vecchie. Quel globo dovrebbe impegnarsi a crearne di nuovo. 1:10. Oh, vai, vai. Forse dovremmo. Non so. Tre lame sulla sua pellaccia. Scusa. Ah, ok, sì, sono sulla strada giusta. 1 minuto. Presto. Spero che mi tengano da parte una gamba polvosa. Sono. Non mi faccio scoprire. C'è qualcuno nascosto lì. Via. E vabbè, fine, scusate. Piano, piano, 30 secondi. Piano, che sono qua. Non è loro che cerchiamo, ma ciò che portano. Voglio salvarli comunque. Non farti accecare dai sentimenti. Secondo la regina, la chiave per ottenere un esercito di orchi è in questa fortezza. Marchiando quegli arcieri potremmo formare un esercito e salvare quegli uomini. Abilità sbloccata marchio, appunto. Mentre prosciughi i nemici, ora applichi anche il tuo marchio, facendoli diventare tuoi seguaci. Per macchiare i nemici, tieni premuto B, marchio furtivo, tieni premuto T più tocca. Marco di combattimento ci vuole l'abilità, però è A più B con una serie di colpi caricata. Marca gli arcieri senza farti scoprire. Ok. Allora. In meno di 3 minuti. Allora, ci proviamo. No, no, è finita. Vabbè, no, ce l'ho fatta. Ora mi forse dovrei esporre le loro budella al sole. Meno male che ci abbiamo quei tot. Non che cosa fosse, no, quei tot secondi. Sarai assoggettato col terrore. Aspetta, voglio arrampicarmi. Ok, sì, abbiamo quei 2/3 secondi per prenderli comunque, anche se ci hanno visto. Gli uomini di Gondor sono un flagello. Questi mostri hanno rubato le nostre terre. Mira la luce dei miei occhi. Contempla le fiamme blu che ti salveranno. Alle loro vite. Riuscirò a prenderlo. Da qua. Oh, scusi, volevo. Okay. La mia vista penetrerà la tua volontà mortale. Dove li facciamo sanguinare?
qui, Sì. Sono pronto a morire. Eccolo. Lasciati condurre dall'argento. Ancora uno. Guardate, questi uomini venuti a massacrarci. Ma l'era degli uomini è finita. Piano. Scruta la fiamma se desideri la redenzione. Attiva, ma ce ne sono altri qua. Meglio abbondare, almeno questi due, dai. Attiva i tuoi arcieri marchiati. Bene, adesso attivo questo. Ok. Se volete vedere il sanguino, siete al posto giusto. Ok, elimina tutti i nemici. 13, ok. Bene. Cos'è stato? Facciamo stealth. Ok, che possiamo. E ora colpiamo. Perfetto. Cos'è questo orrore? Addestramento, caro. Basta. Posto. Mi ha mandato la signora della riva? La regina ha detto di attendere che lo scontro finisse, ma gli orchi ci hanno... Hai visto? Le sue visioni si avverano sempre. Sì, ma ti avevo detto di... Avete qualcosa per me? La regina ci ha mandati qui per questo. Corona? Legolas. Elimina, elimina i rinforzi, vai, eliminiamo tutti. Aspetta, sento un odore. E che odore, caro. Tutto sto muoversi, chissà che sudata. Fermati. Vai. Ho un punto abilità, devo ricordarmi. Perfetto. Non si è visto niente. Ok. Chi siete,
ancora a 20. Ok, 14, 15, mancano 5. Mi hai preso, eh? Mancano. Manca uno. Perfetto. Posto? Ok, missione completata. Uccidere gli Uruk è un conto. Convincerli a seguirci è tutta un'altra storia. È un dono. Possiamo usare l'arma del nemico contro di lui. Esatto. Il potere dello spettro è disponibile. E aspetta che ho dei potenziamenti da assegnare. Tipo... quasi quasi assegno questa. Prosciugamento in battaglia. Una volta caricata la serie dei colpi, premi A più B. Preso di estendimento prosciugamento su un Uruk, recuperando per attività vicino terrorizzando il bersaglio. Caso di necessità. Così sblocco anche la missione che ci mancava nell'altra mappa. Praticamente. Va bene, va bene. Direi che questo nuovo potere sarà molto molto utile.